Amici, ma come sono bella oggi? Non sto andando ad un matrimonio, ma vedrete in che posto vi porto. Abbiamo scelto un posto particolare stasera, molto, eh? Molto. Molto particolare. Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ovviamente ho scelto io i cocktail, almeno questo lo lasci scegliere a me, per favore. Mira, mira. Señores, aquí tenemos el Malic Acid Party, un cóctel a base de ginebra y vine, miel y dos tipos de vino. Kentucky Sunrise a base de whisky, zumo de naranja, Campari y bitter de naranja también. ¡Molto bene! Amore, io direi che lasciamo scegliere a Marco quando arriva, cosa dici? Io ho già fame, quindi ciao Marcolino. Buonasera ragazzi. Buonasera, buonasera. Grazie, bene. Benvenuti Aria. Allora amici, ovviamente la scelta del vino tocca a me, ma in realtà sceglie lui. Quindi Marco, andiamo a scegliere il vino. Andiamo. Vamos. Apri. Apri la cella. Allora, anzitutto ragazzi, dobbiamo dire che qua c'è una cella dei vini con il vino a temperatura, giusto? Corretto. Vero? Io non sono un esperto di vini, Marco, quindi puoi darmi tu qualche indicazione. Guarda, io, guarda che dopo che parlavamo facciamo un bel menù misto, una piccola degustazione sia di carne che di pesce. Io inizierei con prima passiamo ai due bianchi, facciamo due bei bicchieri, due bei calici di bianco. Ok. E poi magari passiamo a qualcosina con bel rosso. Super. Allora dai, dimmi cosa ne pensi di questa tartare di carne. Babba via. È buonissima ragazzi, c'è una roba, è allucinante. Allora io vado col pesce perché lo sai che preferisco il pesce. Allora il rollito non sono capace di farlo come me l'ha detto lei, però lo proviamo lo stesso. Mamma mia. Quindi Marco, cambiamo vino? Cambiamo giusto? Vino, cambiamo portate, cambiamo vino. Passiamo a un bel rosé Tramari, il Salento, che si abbina perfettamente per il baccalà al pilpil e le capasanta. Baccalà al pilpil? Ragazzi, qua è arrivato qualcosa di questa spaziale. Questa è la capasanta e questo è il baccalà al pilpil. Sì. L'ho detto giusto? Perfetto. Voilà. Sei pronta? Aspetta. Allora amor, dai, proviamo questo baccalà, forza, dai. Guarda che dentro c'è un ovetto. Kinder? Ma no, è uno spettacolo, eh. L'ho anche visto fare dal vivo proprio. Davvero? Sì, 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 l'ho visto preparare, tanta roba. Ma cosa c'è in questo bell'orticello? Tocca a me, assaggio la capasanta, ragazzi. Dov'è la capasanta, scusa? Sotto questa bella, guarda qua. Santina nel brodo. Guarda che hai un cucchiaio lì. Che spettacolo. Così è. Incredibile. Un orticello davvero. Ragazzi. Com'è? Un'esperienza. Qui da Aria non vieni a mangiare, qui da Aria vieni a fare un'esperienza, ragazzi. È una roba pazzesca.
io vado in bagno un attimo, mi arrivate subito qua con queste cosine super buone. Cosa abbiamo qua, Miriam? Qui abbiamo un lomo di atún balfego, semplicemente scottato al grill, con un carpaccio di pomodori, salmorejo, crema di aglio nero e spuma di acqua di pomodoro. Mitica. E l'altro plato? Nell'altro lato abbiamo una guancia di vacca cucinata a bassa temperatura per 36 ore con la sua salsa demi-glace, un fresco purè di ciribia, parsley. Ho quasi l'impressione che quello è tuo. Io mangio tutte e due. Ragazzi, come mio solito vengo a spiare in cucina che cosa preparano, guardate qua. Ciao Lorenzo! Ciao! Cosa stiamo preparando? Il dolce? Stiamo preparando il dolce, che è un carpaccio di melocotone. Qui abbiamo dei ravioli fatti a mano con ripieni di crema pasticcera e vengono fritti. Carpaccio di pesca, ragazzi, eh? Con questi... i ravioli di... ravioli ripieni di crema pasticcera. Gli andiamo a mettere dei puntini di cioccolato bianco. Ah, vabbè. Cioè, guarda qua che roba, ragazzi. Se non è arte questa, ditemi voi che cos'è. Lo so amor, cosa stai pensando. Io l'ho visto preparare questo piattino. Io dentro faccio. Lì quel Io raviolino faccio. È pieno di crema pasticcera. Già la faccia dice tutto. Marco, giuro, te la porto via, giuro. Vogliamo andare, per piacere? Ma cosa vuoi? Ma quando io mi trovo bene, sto a casa... Va bene, hai ragione, Marco. Ti devo ringraziare, Marco. Siamo stati da Dio, veramente, grazie benissimo. Grazie a voi, ragazzi, grazie a voi di tutto. Allora, ricordiamo dove si trova il ristorante e come ti possono contattare. Allora, bene, siamo a Palmar, ristorante Aria, sulla strada principale, su qualsiasi social, Instagram, Facebook o sulla nostra pagina web, ariarestaurant.es. E niente, grazie a voi ragazzi di tutto, è stato un piacere enorme. No, ti dico che è stato il mio piacere. E da adesso, anche con questo video, trovano Aria, ovviamente. Esatto, e quando verrete qui a mangiare, chiedete pure di lui, perché tanto vi sentirete a casa, come noi. Molto bene, ragazzi, buona serata, ci vediamo al prossimo video. Grazie Ciao. Mille.